il diario di Otto Hazel. Il mio nome è Otto Hazel e sono un onestissimo mercante halfling. Se state leggendo questo diario, vuol dire che sono morto, oppure che sono diventato famoso e l'ho venduto per un bel gruzzoletto. Capitolo 1. Forse abbiamo mangiato pesante. Okay. Siete praticamente, vi ritrovate tutti in una sorta di postazione dei soldati e della milizia imperiale, una sorta di stazione di posto dove in realtà i soldati si fermano spesso per appunto dar da mangiare, cioè rifocillarsi, o comunque tutte le varie guardie cittadine intorno si ritrovano la sera per bere, mangiare, eccetera eccetera. E il posto è abbastanza pieno, infatti sentite rumoreggiare nel sottofondo proprio per questo motivo. Sentite, vabbè, cioè, ovviamente il posto è una sorta di stamberga completamente in legno, che è stata probabilmente costruita su dei ruderi in pietra. E dentro il posto sembra essere abbastanza accogliente, vedete che le pietanze sono comunque abbastanza buone, eccetera eccetera, e c'è abbastanza vita, cioè attorno a voi ci sono messaggeri imperiali, ci sono cittadini, ci sono milizie, c'è un po' di tutto e di più. Girano anche, seppur raramente, qualche nano, qualche elfo anche magari, che sono però piuttosto schivi. Voi in realtà siete, ognuno di voi è seduto al proprio tavolo. Si può dormire giustamente anche qui? In realtà si può dormire, sì. Ok. Ma è giorno o è notte? È sera, il tardo pomeriggio. E io richiamo l'attenzione se c'è qualcuno che sta servendo ai tavoli. Ok, una cameriera ti si avvicina e ti chiede cosa può offrirti. Io vorrei un pasto caldo, la casa e un boccale di birra. Ok, lei ti fa cenno assolutamente sì e ti chiede cosa vuoi da mangiare. Vorrei puntone. Montone, ok. Lei dice che il montone c'è, e che ti viene a costare 30 monete di bronzo. Okay. Com'è il cambio? 100, dovrebbe essere 50-100. 100 di bronzo fanno una di argento, 50 d'argento fanno una corona. Ok, va bene. E nel frattempo mi guardo intorno. Ok. Cosa vuoi fare? Cioè, stai cercando qualcosa in particolare? No, potrei provare a fare un test di pettegolezzo o no, di percepire per vedere se c'è qualche cosa, se arriva qualche voce interessante. Dimmi tu. Idem anch'io su questo, Umberto. Cosa? Idem anch'io. Ok. Io ce l'ho uguale, però non so se devo già parlare. Io non voglio interagire con le persone in questo momento, quindi provo a tendere l'orecchio e vedo cosa succede. Ti farei un percepire. Ok, fate un percezione, quindi non vi guardate attorno e state guardate se c'è qualcosa di particolarmente strano. Io invece voglio chiacchierare con la gente, voglio chiedere un po' in giro novità, come sono i campi, non lo so. Allora, io ti faccio 18. Quindi 18. Su 40 sono due successi, giusto? Su 40, no, sono solo le decine. Quindi come se avessi fatto uno, e quindi sono tre successi. Quindi tre successi, ok, perfetto. Vai. Grande dato giusto. Sì. Tu, Marco, invece cosa volevi fare? Allora, io volevo fare gossip, quindi chiacchierare con la gente. Ho la skill a 47, ho fatto 11, quindi anch'io tre successi. Ok, allora, tu, Fra, invece cosa fai? Io ho tirato per il test di sesto senso, però ho fatto 97 e l'ho fallito tipo di 6. Perfetto. Allora, tu, Fra, sei convinto che morirai questa notte. Bene, ok. Allora, in realtà tu, Pais, non vedi niente fuori dall'ordinario, se non, di particolare,
noti che ha dei tavoli seduti in mezzo a questa stazione di posta, ci sono di fatto due figure strane. Una è un halfling che, per quanto sia una creatura, diciamo, conosciuta, è bizzarro vederla appresso, diciamo, qui nello Stirland così. Lo Stirland non, diciamo, non è riconosciuto per essere una diciamo regione dell'impero molto ricca, quindi bene o male è bizzarro vedere un halfling da queste parti. E dall'altra vedi c'è comunque una sorta di, sembra essere un mago perché ha un bastone da mago, anche se vedi che non è appartenente a nessun ordine, quindi non riesce a riconoscere nessun simbolo particolare su di lui. Sembrerebbe però ad occhio così essere un mago. Tu invece, Marco, parlando con le persone, vieni a sapere, soprattutto da un tavolo di fianco al tuo, che ci sono un sacco di cerie in questo tempo. Si parla molto e alcuni narrano di storie molto bizzarre che arrivano dai confini dello Stirland. Si parla di persone che scompaiono improvvisamente. Spesso vengono ritrovati tutti i loro averi lì dove l'ultima volta erano stati visti, e loro non ci sono più, sono completamente, non vengono più ritrovati. Beh, cerco informazioni se cosa è stato di tutti questi averi. In realtà loro ti dicono che di fatto questi averi vengono riportati nel villaggio che sta subendo più sparizioni, che è un piccolo villaggio proprio sul confine dello Stirland. Mi faccio dare il nome del villaggio. Ok. Allora, il villaggio che praticamente tu che ti viene descritto come un piccolo villaggio con palizzate in legno, pare quasi una sorta di villaggio outcast dell'impero, abbandonato dalla luce imperiale, si dice da tempo in memoria, si chiama Denhafen. Denhafen? Denhafen. Ok, grazie. E questo villaggino tendenzialmente ti dicono che è abitato da forse un centinaio di anime, e che ultimamente le persone che vivono lì, quando vanno nei boschi o quando si avventurano al di fuori del villaggio, scompaiono. Loro vengono molto riportati ovviamente vengono riportati ai propri cari, o donati comunque alla cittadina per poter, diciamo, portare avanti i loro progetti. Però spesso capita che loro rimangano senza niente, cioè trovano questi vestiti o le loro cose, oppure tipo, non so, il falegname che era uscito a tagliare la legna, trovano tutti i suoi vestiti, la sua accetta, il legno è mezzo tagliato ma lui è scomparso, non c'è più. È una storia molto triste, ma si sa qualcosa anche di qualche gioiello che è stato ritrovato in questo modo? Sappiamo che una vecchia contessa dello Stirland si era ritirata a vita privata e aveva fatto costruire la sua magione in questo villaggio, e questa ti racconta la storia di questa contessa Longfellow, che praticamente aveva deciso di ritirarsi dalla vita politica imperiale, e aveva deciso di costruirsi una magione proprio in questo piccolo villaggio. E si dice che lei sia scomparsa, anche lei. Quindi tutti i suoi beni. Contessa Longfellow. Longfellow, scomparso. Ah, che storia triste. Sono addolorato di sentire che voi gambe lunghe abbiate tutti questi problemi. Veramente empatizzo con voi. E loro, vabbè, ovviamente fanno grazie, messer Halfling. Ok, io torno al mio tavolo e continuo a bere. Ok. Ale, nel frattempo tu ti è arrivato da mangiare e da bere. Ok, io pago, ringrazio la cameriera e le sorrido.
E lei ti fa un sorriso di risposta molto cordiale. Mi chiedo, che notizie ci sono nell'impero? E lei fa, beh, come al solito, insomma, cerchiamo di resistere da quanto sono le ultime, cerchiamo sempre di resistere da tutte le minacce. Il nostro imperatore Karl Franz provvede alla salute dell'impero. E qui nella zona? Qui nella zona si prosegue con i nostri... Com'è la vita? La vita è dura nello Stirland, lo sanno tutti. Però andiamo avanti. Senza paura. Molto bene, grazie mille. Si figuri. E inizio a sorseggiare la birra, inizio a mangiare e nel frattempo mi guardo intorno e vedo quello che succede nella locanda. Ok, ma niente, in realtà vedi che c'è gente che gioca a dadi, gente che chiacchiera, gente che mangia, gente che scherza, niente di particolarmente, diciamo, che salti all'occhio così guardandosi. Io mi concentro particolarmente sui due personaggi che mi hai descritto prima. Ok. Mi sembrano quelli più particolarmente di interesse. Sì, diciamo che a parte qualche nano, ci sono, in realtà nella locanda ci sono due nani. E c'è un elfo invece che sta appartato per i cavoli suoi. I due nani stanno facendo piuttosto chiasso e stanno bevendo tra di loro, ma diciamo niente di particolarmente, diciamo, fuori dal comune. E mentre invece le altre due figure vedi che sono proprio per le loro. E visto che l'Halfling è andato a fare un po' di chiacchiere con i tavoli di fianco e poi si è andato a risedere da solo. Non lo so, se nessuno fa nient'altro faccio una cosa io. Vai. Io faccio passare qualche minuto, anche 5 minuti, tenendo d'occhio quello che mi sembra un mago. Sì. Dopodiché mi alzo e vado a sedermi, prendo sulle le mie cose e vado a sedermi dove è lui. Ok. Tu, Fra, vedi che c'è questo tizio che sembra essere un po' tipo... boh, un guerriero comunque qualcosa simile a un cavaliere, un po' più trasandato, tra virgolette, nel senso non ha nessuna livrea particolare. E si siede al tuo tavolo. Ovviamente gli chiedo, posso? Prego. Cosa la porta al mio tavolo, cavaliere? Non ho potuto fare a meno di notare che lei porta i simboli di un mago. E... un apprendista. Beh, la vita è dura per tutti. Ho pensato che magari avrebbe gradito un po' di compagnia, visto il clima chiassoso della locanda. Il mio nome è Alexander. Il mio nome è Sebastian. Cosa porta un apprendista dell'impero in questa remota regione dello Stirland? La conoscenza. Su cosa porta un giovane aspirante cavaliere in queste lande desolate? In questo momento la tranquillità. Deve sapere che lo Stirland non ha nulla di particolare da offrire nell'impero, tranne la discrezione, che invece è una sua grande caratteristica. Parlando di tranquillità, ti rendi conto in quel momento che vicino al gomito hai un Halfling in piedi che ti, con una brocca in mano, che punta la tua cotta di maglia e dice: molto bella la sua cotta di maglia, signore. Grazie. Io però penso che ci starebbe veramente bene un pendente. Guarda caso, e tira fuori dalla tasca, dal borsello, un pendente. Guarda caso, ne ho qui uno e sono disposto a venderglielo per soli 7 scellini d'argento. Guardi che io l'ho pagato di più, ma quella cotta di maglia è così bella che quasi quasi gliela vendo per 7. Io lo guardo, un po' di sottecchi, e faccio: Messer Halfling,
ammiro molto l'ardire che hai dimostrato venendo qui a parlare con me. Però, come stavo dicendo al nostro ospite, la particolarità dello Stirland è la discrezione. E sicuramente non voglio andare in giro con un pendente attaccato all'armatura che dia eccessivamente nell'occhio. La ringrazio però per la sua generosa offerta. Con chi ho il piacere di parlare? Otto Hazel, venditore supremo della contea. Molto piacere, mio nome è Alexander. Piacere, piacere. Lei invece? Vedete l'Halfing che ero vista ancora un po' nel suo borsello? Lei invece con questa bella barba, io direi, prende una specie di catenina di quelle proprio appunto da mettere o nei capelli o nelle barbe. Che cosa ne dice di questa bella catenina? Cioè, invece lei, caro Otto, cosa ne pensa di un po' di magica fortuna per i suoi affari? Magica fortuna, io non sono molto bravo con la magia e la fortuna di un halfling se la costruisce da sé di solito. Io sussurro, lei mi insegna, è sempre gradito. Posso suggerire, sussurro a bassa voce al mago, io non farei sfoggio dei tuoi poteri in questa locanda, qui di solito i maghi li mettono a rogo. Posto perché sono un mago dichiarato, non sono ancora iscritto a un collegio specifico, non sono sicuramente una strega o uno stregone. Alef è un test di osservazione. Faccio un test di osservazione, gliel'ho sussurrato questa cosa, quindi spero che non l'abbia sentito nessun altro. Osservazione, aspetta, dove sta? Observation. Dov'è? Percezione. Ah, è percezione. Osservazione. 24, quindi due successi. Ok, noti che il nostro buon Sebastian al suo fianco ha legato un grimorio che viene fornito a tutti gli accoliti che studiano magia ad Aldorf. Vabbè, io gli faccio questa raccomandazione. Tu sai che sono molto superstiziosi e conservativi, ok? Infatti sai che ovviamente la bandiera dello Stirland è uno scheletro che suona il corno da caccia. Esatto. Meglio giusto per gli dico questa cosa perché sono sinceramente preoccupato per il fatto che se questo incomincia a fare i trucchetti magici magari qualcuno si spaventa, la cosa ubriaco reagisce, sai, in una taverna non è mai il caso di tirare troppo l'attenzione su di noi, ecco. Ok. Va bene, quindi ti viene detta questa cosa, a prescindere da quanto possa essere o meno vera. Sti cazzi, lo ringrazio, come stavo facendo prima, ma vado avanti per la mia. Ok, quindi cosa vuoi fare, Fra? Mi sto proponendo a Otto, se vuole, una magica magia della fortuna per gli affari. In realtà lo sto gabolando per recuperare dei soldi, però... Io sto cercando di gabolare te per recuperare dei soldi, quindi... Appunto, stiamo cercando di gabolare a vicenda, vediamo come va. Esatto. Che poi caschi male perché sono quello più povero penso della taverna, però in questo mi sa che forse sono il più povero dei tre. No, tu quante ne hai di monete? Due. Ma di cosa? Io ne ho 33 di rame. Ok, sono il più povero, sono io. Il problema è che 30, fa neanche 33. Ha tre monete di cioccolato. Quindi, i mitici doppioni di cioccolato. Non ci guadagno qualcosa, ma con me non ci guadagno molto. Beh, in effetti, Marco, tu guardando il mago Sebastian, ti accorgi che non è che sia propriamente una persona che ha cura di sé tale da farti pensare che abbia i soldi per comprare chissà quale cosa. Tendenzialmente sono uno studente con le pezze del culo. Sono in Erasmus. È uno stagista in Erasmus. Potevi investire in Erasmus nello Stirland. Io ci ho provato. Vabbè, è giusto così. Dopo tutto non è mica male la cosa. Io ci sto provando, i soldi ce li ha. Gli faccio una bella lucina colorata, due paroline magiche. Se ci casca, prova a convincermi.
Devo tirare su qualcosa, Umbe. Ma allora, tu cosa vuoi fare? Vuoi proprio raggirarlo? Cioè, vuoi proprio Voglio provare a dire, se vuole, sta magia della fortuna. Per... Poi se mi dice di no, inutile. Allora, se vuoi convincerlo, nel senso che gli vuoi dire, guarda, io sono capace di farti una magia che ti dà fortuna, che non è vera, puoi provare con una prova di charm, anche qua. Quindi su fellowship. E Marco contrappone con intuition. Oh, proviamo. Ah, direi che gli credo. Quanto hai fatto i successi? Direi che mi hai sgamato in pieno. No, dovete guardare i successi, non conta quanto avete fatto. Io ho fatto 81, sì? E su un 37 direi che è meno 5. Frato, hai fatto? Io ho fatto 95 su 39. 95 su 39, quindi meno 6. Non ti convince. No, è un'offerta generosa, ma in questo momento non sono interessato. Allora, in entrambi i casi, allora, succede questo, oggettivamente, nel senso che tu, Marco, non gli credi, non credi a questa cosa che lui sta cercando di venderti, però in qualche modo rimane affascinato dal fatto di poter utilizzare la magia per arricchirti. Esatto, infatti è per questo che ho detto che non sono interessato al momento, ma è un'offerta molto generosa. Tu invece, Fra, in qualche modo... non riesci a vendergli questa roba e in più lasci come trasparire che si capisce che tu sei un po' un mago agli inizi, alle prime armi, cioè, e d'altra parte lo sono, viene percepito in maniera brutta, nel senso che si capisce che sei un po' un cialtrone, esatto, ok, un po' un Radagast il Bruno con la cacca sul dipiccione in testa, una cosa così. Voglio la slitta con le lepri. E cosa la porta qui nello Stirland, piccolo... No, piccolo no. Cosa la porta qui sullo Stirland? Occhio alle parole, Fra. Anche perché ho 57 anni, quindi... Ecco. Cosa la porta? Sono di mezza età. Cosa la porta qui nello Stirland? È lontano dalla Contea? Beh, no, ho appena iniziato il mio viaggio... ho intenzione di raccogliere un po' di materiale per mettere su un piccolo negozio, guadagnare un po' di soldi e mettere da parte la bella pensione per ricoprirmi di cibo nei miei anni di vecchiaia. La cosa più bella che penso si possa fare, quantomeno nella Contea. Sì, assolutamente. Magari può servire una guardia del corpo. Beh, una guardia del corpo non lo so, però se il nostro amico vago che sicuramente vuole fare un po' di esperienza con esperimenti magici, non so come funzioni, e lei magari vuole allenarsi un po', ho sentito qualche chiacchiera interessante che potrebbe portare profitto magari a tutti e tre. Sembra interessante, facciamo parlare. Ma sentivo i signori della taverna discutere di qualche disgrazia che si sta abbattendo in questa zona, persone che spariscono lasciando una villa alle spalle. Tutto questo in un paesino, a quanto pare, semi-abbandonato, in cui purtroppo molte famiglie stanno rimanendo senza i propri cari, vengono trovati soltanto i loro averi e spariscono. Puff. Magari è una magia. O magari c'è all'opera qualcosa di più sinistro. Ah, io su questo non lo so dire. Se siete interessati a scoprire cosa sia, io sono interessato a scoprire cosa resta dei loro averi. Beh, sicuramente i soldi non dureranno in eterno, quindi mentre state parlando di questi temi, improvvisamente sentite questo suono qua. E improvvisamente entra una sorta di messaggero con tanto di cappello e piuma, molto sfarzoso, che apre una sorta di pergamena e urla: udite, udite, cari concittadini, riunitevi per questo importante messaggio.
E vedete che tutta la gente si arresta le proprie attività, vedete che si rivolgono tutte l'attenzione verso questo tizio che sta leggendo. Il barone Longfellow della cittadinanza qui vicina ha proclamato questo annuncio. È alla ricerca di baldi e giovani coraggiosi che si pongano alla ricerca della sua amata prozia. È disposto a pagare in monete d'oro. È interessante. Chiunque voglia prestarsi in questa ricerca è pregato di rivolgersi al soggetto qui vicino. E vedete che c'è una sorta di anziano come esattore delle tasse, quasi sembra, ha un aspetto di esattore delle tasse, è proprio vecchio, una sorta di mummia, avrà sull'ottantina, e con questo librone gigantesco e su cui ha appoggiato penna e calamaio, piume e calamaio. Io do di gomito al cavaliere, quindi devo saltare per farlo. Gli dico, il nome Longfellow mi dice qualcosa, è lo stesso nome della contessa sparita di cui vi parlavo. Quindi di fatto stiamo andando dalla stessa parte, saremo anche pagati. Già. Sebastian? Andiamo. Le notte. Sono dei vostri. Ok. Mi alzo e... Cosa fate? Vi avvicinate direttamente? Sì. Aspettate, vedete che un po' di gente si accalca attorno al vecchio che si siede a un tavolo e incomincia a scrivere i loro nomi. Io aspetto che spollino un po'. Idem, mi metto in coda. Ok. Ma diciamo la coda non è lunghissima, sono circa 5-6 persone davanti a voi. Non appena qualcuno si distrae gli frego il posto. Ok, vuoi provare a fare un test per questo? Sì, cosa devo fare? E devi fare un test su atletica. Atletica, ok. Lay of hand, no, vero? Ah, 91. No, meno 6. Un tizio che tu provi a superare ti fa: ehi, Nanetto, mantieni il tuo posto. Scusi, signore, pensavo stesse parlando con... e punto da qualche parte. Ok. Sì, vedi di non fare il furbo. E vabbè, insomma, arriva il vostro turno e c'è questo anziano che vi guarda, cioè cerca di guardarvi, ma vedete che strizza gli occhi in maniera imbarazzante per cercare di capire cosa siete e cosa state facendo, perché siete lì. Avvocato degli Aristogatti. Sì, tipo, esatto, bravissimo, immaginate l'avvocato degli Aristogatti, lui, è proprio lui, però con questo sorta di cappellaccio tipo vescovo. Ha questo cappello da tipo doge e poi tipo questi capelli lunghi un po' bisunti, è tutto gobbo e non ci vede un cavolo di niente, vedete che fa proprio fatica a vedere. Il prossimo vado io. Vai, cosa fai, Pais? Chiedo informazioni, quindi per questa... Mi scusi che lo sento, deve gridare. Per questa missione? Quale missione? Non c'è nessun missione! Cominciamo bene. Cominciamo molto molto bene. Deve urlare! Può segnare anche il mio nome! Dove dobbiamo andare? Qual è il suo nome? Mi chiamo Alexander! Parli più forte! Alexander! Alexander! Qual è il suo cognome? Non lo capisco, non sento, deve urlare! Alexander Dietz. Dietz, vabbè. E lei è da solo o con qualcuno? E gli indico, con questi due! Non vedo, signore, mi deve parlare più forte! Lei si deve chinare, uno non lo vede per ovvi motivi di altezza. L'altro è lì dietro. Vedete Si alza, se si alza lo vede l'altro e faccio cenno. Il povero tizio è completamente avulso dalla realtà, non riesce a capire cosa cazzo state facendo. Non vi vede neanche, cioè vedete che è proprio mezzo rincoglionito e cieco. Ma dove dobbiamo andare? Dovete ritrovare la contessa Longfellow. Sì, ma dove dobbiamo andare? Questo non è un problema mio.
Sì, vabbè. Anche il mio nome, buon signore, Otto Hazel. Otto della Contea. Hazel della Contea, segnato. Vabbè, facciamo da parte. Quanto è la paga, buon uomo? Ah, ricevete adesso ben 10 monete, 10 pezzi d'argento ciascuno, e il resto del pagamento saranno altre una corona d'oro e altre 40 monete d'argento. Sono la riconsegna della contessa Longfellow, per ordine del barone Longfellow. Quante monete d'argento adesso? 10 monete d'argento. Beh, mi si decuplica il capitale, io non sono abbastanza. Quindi questi sono 27 e 70. Sta a voi, audaci avventurieri, scoprire dove si trova la contessa. Ok. Ho segnato Otto Hazel. Sì, presente. E vi dà un sacchetto a ciascuno di due con 10 monete d'argento. Segni pure Sebastian Kruger. Sebastian Kruger! Esatto, buon uomo. Ecco qua le sue 10 monete d'argento. Che informazioni si hanno sulla contessa? È sparita! Lei aveva ormai deciso di abitare a Denafen, ma nessuno sa più nulla. E il barone è preoccupato per la sua cara prozia. Da quanto tempo è sparita? Da quello che sappiamo, ormai una settimana. E l'ultimo posto in cui è stata vista? È stata vista l'ultima volta nella sua magione a Denafen. Grazie, buon uomo. Gli altri come sono messi? Ma gli altri vedete che sono, alcune sono delle milizie cittadine, altri sono dei tizi, cioè tipo contadinotti, cose del genere. E vedete che, una volta che hanno registrato il loro nome e ricevuto delle 10 monete d'argento, semplicemente si risiedono e ricominciano a parlottare. Beh, a questo punto io direi di andare a dormire, svegliarci presto domani all'alba e dirigersi verso questo posto. Concordo. Cosa dite? Concordo. Brindiamo allora la nostra missione. Ah, volentieri. Alla vostra. Alla vostra, piacere aver fatto la vostra conoscenza. Sento che mi porterà fortuna. A voi. A voi. E io ho l'acqua del colore, non posso... A voi. Anche io me la bevo. Acqua del colore? Già, oh madonna, è cattiva l'acqua del colore. Comunque, volete, affittare una camera per la notte? Ovviamente sì. Sì. Ok, questa vi costerà una moneta d'argento. Ok. A testa o una per tutte e tre? A meno che non vogliate dormire una sopra l'altra tipo panino. No, io voglio dormire nella camera separata, va bene che è, ma non è che mi fido. Ok. Ah, ovviamente io devo anche dare da mangiare al cavallo, ma questo era già nella... Gli dico che devo nutrire anche il cavallo, di farmelo trovare pronto. Ah, devi spendere una ventina di monete di bronzo per farlo. Va bene. Il cavallo. Quindi 60, 70, 50. Sì, il cavallo, voglio il cavallo foraggiato. È preparato per domani all'alba, anche un po' prima se si riesce. Andate direttamente a letto o volete fare qualche cosa prima? Ma io sto lì, finisco di mangiare con calma, mi guardo un po' intorno, se non succede niente di particolare, nel senso, poi andrei a dormire. Ma io provo a fare un po' di gossip con le persone per raccogliere informazioni sulla contessa. Vai. Vediamo anch'io. Vai, fatelo. Mi hai giusto anticipato, fra. Vai Marco, che io sto sognando una cosa. Ah, allora io ho fatto su 47, ho fatto 51, quindi è un meno 1. Io ho fatto più 2. Meno 1, ok. Quindi tu Marco hai fatto meno 1, invece Fra ha fatto più 2.
Ma allora, diciamo, la tua sfortuna, Marco, è che vai in giro a chiedere a persone che non ne sanno molto e tendenzialmente non riescono a darti granché informazioni. Invece, Fra incappa in un tizio piuttosto alticcio, che fa: "Ah, io ero tutta così un giorno quando sono uscito da Denafen. Oh, la signora Longfellow, che bella donna! Nonostante avesse i suoi 92 anni, ah, una donna formidabile! Avrei voluto portarmela a letto. Insomma, è una cosa geniale, dopo tutto. Sarei diventato conte anch'io. Quella Qua. zitellona. Cosa gli vuoi chiedere, Fra? Gli voglio chiedere di questa storia, cosa ne sa buon uomo di questa sparizione, cosa ne pensa? Abbassa la voce, abbassa la voce, perché quella è una donna irreprensibile. Se venisse a scoprire che parliamo di lei, oh, ci fulminerebbe con i suoi occhi di ghiaccio. E dopo tutto si sa che non è sicuro andare sui confini dello Stirland. Lo sai bene cosa c'è al di là dei confini dello Stirland? Cosa c'è? Ah, le terre della Silvania, un posto pericoloso dove stare. Quindi la contessa è andata in Silvania? Oh, non è questo che ho detto, non sia mai. E poi abbassa la voce, barbone, che qui si sentono. Non mi stai dicendo niente, però è interessante, è inutile questo personaggio qui. Oh, e la contessa aveva anche alcune inimicizie. Era per quello che si è rifugiata ad Denafen, lontana da tutti i traffici e da tutte le politiche. Si dice che l'imperatore Karl Franz l'avesse sgridata in pubblico, un'umiliazione incredibile per la Perché contessa che l'avrebbe ci sgridata teneva. in pubblico? Ah, non lo so, diceva che praticava conoscenze particolarmente bizzarre. Dopotutto la contessa era sempre all'ultima moda e vestiva dei vestiti un pochino, non so come dire, ma era molto intrigante. A me piaceva molto questa donna. Ah, me la sarei sposata, sarei diventato conte anch'io. E dopo tutto, anche il barone, sì, il barone, il pronipote della contessa Longfellow. Un buon uomo, dicono, io invece sostengo che sia un lazzarone. Vuole soltanto accaparrarsi l'eredità della sua prozia. Una bellissima donna, per dire poi. Dopo tutto, me la sarei sposata. E E sarei adesso sul fatto diventato che è conte sparita, e anch'io. adesso il fatto che sia sparita fa gioco ovviamente al barone per l'eredità. Oh, certamente lui mica la vuole ritrovare. Secondo me lui vuole assicurarsi che sia morta. E lei cosa ne pensa di questa sparizione? Io cosa ne penso? Sabbassa la voce, parbana. Che qui, se ci sentono, siamo fottuti. Beh, io non lo so, ma conosco un tizio che conosce qualcosa, sicuramente. Si trova al crocicchio della strada più avanti da questa posta. E abita in una piccola casetta nel bosco. Come si chiama? Oh, si chiama Jäger. Krunz Jäger. È un tipo maldestro, direi. E cosa pensa, e cosa ne sa della contessa? Oh, Jäger era il suo personale, come dire, galloppino, sì, si può dire galloppino. Quando abitava qua nel centro dello Stirland, la portava ovunque nella sua carrozza. E raccontava le storie più mitiche. Una volta Jäger mi ha detto che le ha fatto vedere anche sotto la sottana. Oh, Insomma, era allegra questa contessa, nonostante l'età. sì, portava di quelle vesti succinte alla sua età. Pensate che all'età di 75 anni era ancora una bellissima donna. Me la sarei sposata dopo tutto. Ah, sì, Oh, sarei cazzo. potuto diventare conte. Quanti anni dimostrava? Era molto bella questa donna, una donna bellissima, sì. A 72 anni ne mostrava almeno 65. Ma figa paura, insomma. Va bene, buon uomo, direi che è sufficiente per me. Davvero? E allora potresti offrirmi una pinta di birra? O anche no. Certo che non si incontrano più personaggi di un certo calibro da queste parti. E poi, Dipende shh, abbassa dall'utilità la degli voce che ci stanno interlocutori. ascoltando.
Vabbè, saluto il tizio, mi riavvicino 8 e lo aggiorno su quello che ho saputo e gli chiedo se anche lui ha scoperto qualcosa. Ah, io non ho avuto fortuna. Ah, e se sta dormendo, è giusto, è già la tua nanna, quindi non gli dico niente. E a sto punto direi di andare a dormire anch'io. Ok, va bene. Ok. Va bene. Vi avviate nelle vostre camere e vi coricate. La notte passa tranquilla, non avete nessun tipo di particolare sogno funesto o roba del genere, e venite svegliati dalla luce mattutina. Perfetto, che c'è per colazione? Ma vi vengono Andiamo giù. servite uova, diciamo bolliti, stufati, ci sono birra in quantità. Uova bollito per me, grazie. Ok. Anche per me? Ok. Frate, cosa mangi? Fai Allora, cari colazione? amici e compagni di viaggio, come avete dormito questa notte? Come un agnellino. Molto, molto bene, non mi capitava da un po'. Sogni di fogne incredibili. Aggiorno anche Alexander su quello che abbiamo scoperto ieri notte dall'ubriacone. E quindi propongo al mio gruppo, finita l'abbondante colazione, di fare qualche provvista e dirigerci al crocicchio per cercare questo Jäger Krug. Avere qualche informazione in più ci aiuterà a vederci più chiaro in questa storia. Sono d'accordo. Chiederei magari anche conferma all'host se questo Jäger sta effettivamente dov'è, visto che l'ubriaco non era attendibilissimo. L'ossevit ti dice che sì, cioè Jäger Krunt abita al crocicchio nella strada più proseguendo verso la strada, sulla strada che passa a fianco a questo posto, a questo posto, questa postazione per le milizie. C'è una piccola casetta proprio al limitare di una zona di boscaglia e lì vive Jäger Krunt. Perfetto, mi metto nella borsa un po' di avanzi della colazione, qualcosa da bere e direi che possiamo incamminarci per me. Io chiedo se hanno predisposto, se hanno preparato il cavallo. Sì, te l'hanno fatto mangiare, gli hanno sistemato i ferri e tutto quanto. Molto bene, molto bene. Voi avete un mezzo Sappi di che per un trasporto? attimo ho capito, te l'hanno fatto mangiare, quando ho capito. Ops. Beh, può capitare anche quello se non si sta attenti, dopo tutto. Ostirland è un luogo così Esatto. tentacolare. Sono un po' facciloni. Voi avete un mezzo di trasporto? No. Ho delle buone gambe. Nel vero senso della Bene. parola, ho strong legs. Ho delle corte gambe. Va bene, andremo alla velocità di quello Del più più lento. lento. Va bene. Io vado fuori, c'è il mio cavallo, lo accarezzo. Cavallo muore. Poverino. Ok. Gli faccio un po' di coccole, dopodiché lo prendo per la briglia e io sono a piedi, lo porto giù a piedi, quindi al passo. Ok. Va bene, vi avviate lungo la via. E finché non arrivate a un crocicchio, ok? Vedete che a questo crocicchio c'è parecchio smistamento di carrozze che passano. C'è traffico, nel senso che alla fine sentite proprio diverse carrozze che passano lungo la strada. E le vedete passare, Sembra di alcune sentirlo parlano. davvero. Alcune parlano, partono, cioè, passano di fianco a voi e vedete che trasportano merci o cose del genere. Altri invece trasportano passeggeri. E lungo la strada vedete passare diverse carrozze, alcune che trasportano materiali, ok? Tipo legna, cose del genere, altre trasportano persone. Vedete che c'è un bel via vai lungo la strada e arrivati praticamente al crocicchio dove praticamente è un incrocio di strade, una delle quali prosegue verso i confini dello Stirland, l'altra invece si infila nella boscaglia e proprio al limitare della boscaglia c'è una piccola casetta in legno, ok, con una sorta di piccolo ballatoio all'esterno con
dei ciocchi di legno mezzi tagliati, una piccola sedia a dondolo e niente più. Proviamo a dirigerci verso quella casa. È questa la casa di guardiacaccia. Spostiamo la porticina. Facciamo? Spostiamo la porta. Bussiamo alla porta. Bussiamo alla porta. Ok. E dopo poco tempo la porta si apre e vedete che esce fuori un tizio piuttosto nervoso, ma veramente, come si può dire, dall'aspetto trasandato. Lui sembra non curarsi da tempo, vedete, i capelli sono tutti sporchi, un po' stempiato, capelli canuti e una barba trasandata. Veste una questo, diciamo, queste vesti da falegname, da boscaiolo, una sorta di cappottone di pelliccia un po' rovinato e disunto. Vedete che sul cappotto delle macchie di cibo e di altre robe. E in sostanza gli occhi sono completamente spenti. Quando vi guarda vi fa cenno con la testa come per dire sì, che volete, ma non vi parla. Buongiorno, cerchiamo il signor Jäger, Kurt Jäger. Sono io. Buongiorno, salve. Siamo stati ingaggiati dal barone Longfellow perché è molto preoccupato per la sua prozia, la contessa Longfellow. Siamo stati ingaggiati noi tre perché il barone si fida molto di noi e dobbiamo riuscire a trovarla. Ci è stato detto che una delle persone che la conosce abbastanza bene, perché ha lavorato parecchio con lei, siete voi. Comunque, fatto sta che il tizio mi guarda e fa: la contessa Longfellow. Prego, entrate pure. Grazie. Buon uomo, grazie. Io leggo il cavallo. Non si sa mai. Metti il blocco a zoccoli. Io pulisco le scarpe prima di entrare. Ok, va bene. Hai delle scarpe? Tu non viaggi, non vai a vedere le scarpe. Con le scarpe? Ero ragione. Pulisci i piedi prima di entrare. Pulisci i piedi prima di entrare. Ok. Ok, entrate e vedete che la casa è molto molto umile, quasi al limite dell'austero. C'è veramente un tavolo di legno sgangherato al centro della stanza, un caminetto con della legna che sta ardendo e praticamente nient'altro. Ci sono qualche cosa appesa, tipo delle vesti appese con dei chiodi alla parete, ma veramente abbastanza anche squallido, nel senso che vedete che è proprio sporco, ci sono ragnatele ovunque, come se lui non pulisca neanche la sua casa. E vi fa cenno di accomodarvi sul divano. È una sorta di, in realtà, sì, una sorta di agglomerato di paglia e roba strana, e tutto diciamo contenuto da una sorta di tovaglia o cose del genere a scacchi. E vi facendo di sedervi lì. Io mi accomodo. Ok, trovi che questa roba è estremamente scomoda per star seduto, però vabbè, ci si riesce prendendo un pochino le misure. Tu fra cosa fai? Ti siedi? Io rimango in piedi. Ok, lui si siede su una sedia mezza sgangherata al tavolo di legno e vi guarda e fa: sì, mi stavate dicendo che volevate sapere qualcosa della contessa. Esatto, ci risulta che la contessa sia scomparsa e il suo nipote è molto preoccupato per lei e quindi ha ingaggiato noi per indagare sulla sua scomparsa. Ci dicono che lei ha molte informazioni sulla contessa, quindi siamo interessati a sapere se ci può dare una mano. La contessa è scomparsa? Oh, questa è una tragedia. Povera donna. Ti parli un po' di lei, perché ecco. Beh, io ero il suo cocchiere, insomma, la guidavo
la sua carrozza personale. È una donna molto piena di vita, molto allegra, anche molto affascinante. Beh, aveva un suo modo di fare peculiare, diciamo, non vestiva di certo alla moda dell'impero. E come vestiva? E che... esatto. Ma per lo più andava in giro con vesti fantasiose, si potrebbe dire quasi bretoniane, un po' più colorate. Posso avere una specie di déjà vu? Il mio personaggio può avere un déjà vu guardando Alexander. Se esce fuori un tarto, so che certi vestiti se li faceva portare addirittura dall'Estalia. Dall'Estalia. E come mai si era ritirata qui, in questo luogo? Beh, da quello che la contessa mi aveva detto e nelle ultime volte che gli avevo parlato, aveva avuto dei contrasti con la nobiltà di Aldorf, tale per cui aveva voluto ritirarsi a vita privata. Che tipo di contrasti? Beh, la contessa non me ne ha mai parlato nello specifico, ma beh, si dice che lei praticasse... aveva ideologie diverse, insomma. Cosa praticava? Praticava la magia? No, assolutamente. Però, insomma, non credeva in Sigmar e tutte queste cose, e chiaramente, questo le ha causato molti nemici. Immagino. Qualche nemico, tra virgolette, famoso, qualche nome conosciuto? Sicuramente... o in particolare un prete, non mi ricordo il suo nome, la contessa lo prendeva sempre in giro, affibbiandogli dei nomi strambi. Ma un prete locale, un prete di Aldorf, un prete di queste zone? Si diceva che fosse uno dei preti di Aldorf, per lo più a darle contro. Ora non mi ricordo, la contessa gli affibbiava sempre dei nomi strani. Esempio? Ma lo chiamava, diceva, è tornato Magnus il Pio, e lo prendeva un po' in giro. Era divertente, era contessa. Sì, la contessa aveva tutto un suo charme e un suo umorismo, e vedete che a questa cosa, a questo pensiero, è la prima volta che lo vedete quasi sorridere, quasi. Com'era lavorare per lei? Oh beh, era molto divertente, se questo è quello che mi stai chiedendo. Io amavo scarrozzarla in giro perché lei amava chiacchierare con me e spesso si sedeva di fianco a me nel posto del guidatore. Oh, eccentrica. E come mai? Da quanto tempo non la vede? Da quando si è ritirata ad Enafen, lei non ha più voluto viaggiare. Quanto tempo fa? Ma circa un 5-6 anni fa. Non vede più. Qualche volta l'andavo a trovare ad Enafen, dopotutto lei mi considerava ancora un amico. E cosa ne pensa? Lei non sapeva della sua sparizione, nonostante tutti i proclami che il barone sta facendo. Ma il barone Wolfgard non è una persona molto affabile. Ho avuto a che farci solo un paio di volte e in entrambe la contessa era piuttosto scocciata di avere a che fare con lui. Io... Cosa pensa di questa sparizione? Che sia una tragedia. E che... il mondo sarà sicuramente molto più triste senza la contessa. Ma come se la spiega? Lo può essere finita? Una persona come lei, così eccentrica, non passa sicuramente inosservata. E poi con le sue abitudini. Sì, ma da quando si è trasferita ad Enafen, era cambiata molto. Forse anche perché sentiva la vecchiaia. Dopotutto aveva ormai la veneranda di l'età di 92 anni. Ho una domanda per lei. Io posso guardare il Fradi uno sguardo di intesa? Ma perché? Vabbè, aspetta Marco, dimmi tu. Dicevo, posso fare una domanda particolare?
da come lei comunque mi ha detto ha stretto un po' di amicizia con la contessa, per come era abituata la contessa, per quello che ha visto a Denafe quando era andata a trovarla, se mai avesse avuto paura di un nemico, dove si sarebbe potuto nascondere? In che senso? Non capisco. Cioè, se la contessa se... avesse temuto per la sua incolumità, dove si sarebbe potuta nascondere? Beh, io penso che Denafen fosse il posto per nascondersi da qualsiasi problema e da qualsiasi cosa, ritirarsi completamente dalla scena pubblica. Quindi non aveva un nascondiglio che le ha detto magari un punto dove... No, la contessa non, di certo non aveva nemici che le causavano problemi fisici o che attentavano alla sua vita. Erano più rivalità politiche o di ideologia. Okay. La contessa aveva ovviamente delle guardie al suo seguito. Da quando si era ritirata da Denafen, no. E visto che noi abbiamo preso a cuore la causa della sua contessa, cosa ci consiglia di fare per cercarla? Qualche indizio, qualcuno con cui parlare, qualche idea su cosa potremmo fare? Purtroppo la contessa era rimasta completamente sola e i suoi tre figli sono tutti e tre morti. Ma Denafen avrà avuto della servitù, stava con qualcuno, non stava completamente da sola, immagino, non ha del suo rango. Sì, può essere che può essere magari che i vari servitori nella sua magione, beh, sicuramente potrebbero dirvi qualcosa di più. Io purtroppo era almeno 6-7 mesi che non la vedevo. Come mai così tanto tempo? Beh, le cose non vanno proprio bene per me in questo periodo. Come mai, c'è poco lavoro? No, il lavoro c'è, dopo tutto vado nei boschi a tagliare la legna e per quello non è un problema. È sempre un lavoro che porta, che mi tiene attivo in quel senso. Ma cosa c'è che non va? Beh, sono finiti i tempi di gloria, sono passato a fare il cocchiere per una contessa, ad essere un umile boscaiolo, dopo tutto. Quanto dista la magione della contessa da qui? Ah, il villaggio di Denafen dista più o meno almeno un paio di giorni di viaggio. A piedi o in carrozza? In carrozza. Potresti accompagnarci? Li fa... no, no. Un'ultima visita alla contessa. Un'ultima visita alla contessa, un ultimo favore per cercare di aiutarla, ci agevoleresti molto. Può portare anche solo loro due, io ho il mio cavallo. Io, beh, vi ringrazio, ma non ci tengo a tornare a Denafen. Hai almeno notizia di qualcuno che si recherà lì a breve che ci può accompagnare? Beh, qua al crocicchio passano diverse carrozze, magari potreste chiedere a una di loro se può trasportarvi là. E se provassi a... cosa gli possiamo fare? Ma venti, mi dirlo no, ma... tanto per cambiare. No, volevo vedere... corrompere, non so, corrompere... Ma corrompere di che? Corrompere è quando tipo tu corrompi, non stai corrompendo. Può affascinare. Puoi fare charm. Posso provare a percepire se... magari lui non ci sta dicendo qualcosa. Vai, puoi provare. Fallo. Superception, giusto? Intuizione. Intuizione. No, intuizione non è percezione. È intuizione. Ok, ho fatto 7, 17, su 26, quindi più 1. Più uno, ok. Ma niente, allora, secondo te hai un leggero presentimento che comunque lui stia omettendo delle informazioni, cioè nel senso qualcosa non ve lo sta dicendo. Però non è per... no, cioè, è più un presentimento, è una cosa per cui secondo te potrebbe anche star omettendo dei dettagli perché non ha voglia di parlarvene semplicemente. Va bene. Fai su cosa volevi fare?
Io volevo fare un test di conoscenza araldica. Sì. Ma dopo che siamo usciti, dopo che siamo usciti. Ah, ok, allora non c'entra niente questo. Farei poi. Buon uomo, allora io la ringrazio per tutto l'aiuto che ci ha voluto dare. Se dovessimo ritrovare la contessa, c'è qualcosa che vorrebbe che le dicessimo da parte sua? Lui fa. Lo vedete pensieroso per un istante, poi. No, ditele soltanto che sono contento che sia sana e salva. Ok, grazie. Marco, tu volevi fare qualcosa? No, perché il fatto che Fra abbia capito che ci sta nascondendo qualcosa, io non lo so. No, certo, chiaro, però nel senso magari tu volevi fare qualcosa di tua iniziativa. No, sto pensando a cercare un passaggio con la carovana e a fare e avere uno sconto sul passaggio con la carovana. Vabbè, ok. Va bene, volete uscire di casa? Lo salutate? Sì, ok. Sì, sì, lo salutiamo. Lui vi saluta e vi fa il simbolo della comunità due code e vi fa buon viaggio e buona ricerca. Grazie. Grazie mille, è stato molto gentile ad aiutarci. Ok, uscendo, Ale, tu volevi fare quella roba dell'araldica, sì, ma su cosa? Noi. Volevo. Allora, vabbè, cioè. Io non so se Fra ci aveva detto che l'altra volta nella locanda gli avevo detto che aveva 60-70 anni. Sì, tutto quello che sapevo ti ho aggiornato a colazione. Cioè, ah, ok, perfetto, allora niente, non ho intenzione di fare. Vabbè, posso anche farlo il test perché volevo fare una frase d'effetto. Però vediamo. Ma su cosa stai facendo? No, dimmi cosa stai facendo. Cos'è che stai facendo? Siccome mi sembra strano il cambio di età. No, attenzione. A 70 anni il tizio dell'ubriaco ha detto che la conosceva quando aveva 70 anni. E ha detto che a 70 anni dimostrava 60. Ma non ha detto che attualmente ne aveva 70, occhio, eh. Adesso ne ha 92. Quando ne aveva 72. Ma non ci sono. Volevo dire che non ci sono nobili che hanno quell'età, cioè nel senso 92 anni nel mondo di Warhammer un umano non ci arriva. Beh, non è vero. No. Non è vero. È raro, ma non è. È raro. E perciò volevo fare un test di conoscenza araldica se c'era qualche informazione che potevo desumere da questa. Per l'età, capito? C'era qualche altro nome? Non penso che tu possa fare una conoscenza araldica in base all'età. Puoi fare una conoscenza in generale per sapere se ti ricordi di altre persone che sono arrivate a quell'età lì. Ma io sì, voglio provare a farlo. Vai. Io ad esempio tocco lui fa il tiro. Io che ho lore Reikland. No, 93, niente. Non hai idea. Se facessi un test su lore Reikland potrei aver già sentito parlare di statistica che comunque. Beh, potresti provare, questo è un ottimo test, per esempio. Ok. Vai, fai il test e vediamo. 26, ho 45, quindi più 2. Più 2, ok. Ti ricordi in realtà che questa contessa Longfellow, mentre studiavi Daldorf per iniziare come accolito, aveva diciamo organizzato una sorta di carnevale, ok, per le strade di Aldorf, dove in sostanza la gente si vestiva con queste vesti un po' particolari, tutte color rosso acceso, rosso vivo, e ma erano molto sfarzose, cioè nel senso particolarmente fuori da quello che era l'abitudinario estetico di Aldorf e comunque dell'impero in generale, e piene di pizzi, merletti, cose del genere, no? Merluzzi, anch'io stavo pensando merluzzi, quelli merluzzi e... io ricordo del Cuneozzi nelle stalle. E tendenzialmente, sai che aveva organizzato questo grande carnevale che aveva destato, tipo, ha suscitato lo sdegno di tantissimi nobili della città, perché lo ritenevano, cioè, nel senso, lei aveva distribuito queste vesti anche alla plebe, no? Cioè anche al popolo della città, quindi anche i più poveri, erano vesti tutti uguali. Era un po' eccentrica di suo. Sì, lei era un po' eccentrica, quindi aveva donato queste vesti molto sfarzose anche alla gente più povera, e le aveva fatte andare in questa giornata di festa, dove praticamente c'era tutta questa cosa, dove ballavano, cantavano, eccetera eccetera, e questa cosa aveva suscitato parecchio sdegno nella nobiltà
di Aldorf e dell'impero, poi quando la notizia si è venuta a sapere, e appunto era stata un po' messa alla berlina da tutta la nobiltà dell'impero per via di questa sua eccentricità, di questa sua voglia di a volte trascendere anche le classi sociali e di fare cose un po' troppo, come dire, insolenti per quello che è poi la, la cosa dell'impero. Non solo, poi questa qua è la cosa che ti ricordi di più. Se, una cosa che avevi anche sentito riguardo a questa contessa era il fatto che tendenzialmente aveva ricevuto una quantità incredibile di ricchezze in eredità e praticamente aveva utilizzato queste ricchezze per creare delle nuove tecnologie, cioè le aveva investite in tendenzialmente una sorta di officina di ingegneri che si erano attrezzati per fare qualcosa. Ha prodotto qualcosa di nuovo? No, si sa solo che lei aveva investito tantissimi soldi in qualcosa, in una sorta di progetto, costruzione di una sorta di macchina. Frankenstein. Aggiorno i miei compagni uccidi. Quanto di macchina, non di progetto resuscita morti, attenzione. No, ripenso sempre in grande. Aggiorno i miei compagni di viaggio su queste mie reminiscenze e poi cerchiamo il passaggio in mano. Ok. Mentre ovviamente riprendo il cavallo. Mentre Sebastian ovviamente vi ricorda queste cose del fatto quotidiano di Aldorf, ritornate al crocicchio, ovviamente vedete carrozze che passano tuttora. Ok, proviamo a fermarne una per contrattare un passaggio. Ok, una delle carrozze si ferma al vostro cenno e vi saluta, vi fa sì, come posso aiutarvi? Cerchiamo un passaggio per il villaggio di Lenafen. Per caso ci passa vicino? Oh beh, io sto portando questa merce proprio al villaggio. Quanto ti possiamo fare un viaggio con lei? Mi dispiacerebbe portarla per il viaggio in modo da proteggerla da eventuali pericoli in cambio del passaggio. E lui guarda e fa: ma se per la vostra compagnia non c'è problema, saltate su, il passaggio è gratis. Molto gentile, sei un halfling inutile, porca miseria. Molto gentile. Beh, dopo tutto dei compagni di viaggio in questi tempi perigliosi fanno sempre comodo. Abbiamo anche un cavaliere pronto ovviamente a dare la vita nel caso di questo necessario. Vedo che è anche munito di cavallo, va bene, così ci potrà seguire. Io monto sul cavallo e li seguo. Io invece monto sul carro, mi sdraio, dormo. Io prendo la non c'è posto per sdraiarsi, devi stare seduto di fianco a lui. Sto seduto di fianco a lui. Io prendo la rincorsa e salto sul carro. Ok. Visto che è uno che già gli chiedo se fa spesso questa tratta, quindi conosce bene. Oh beh, certo, io porto alcune delle materie prime che servono al villaggio. Com'è questo villaggio? Mi hanno detto che ha avuto anche degli illustri comunque personaggi che li hanno preso. Cittadini. Dei notabili. Cosa state dicendo? Gli stai praticamente chiedendo dei personaggi famosi del villaggio. Sto chiedendo di parlarmi del Raffen, e gli dico: guarda, ho anche sentito che è un villaggio che ha avuto comunque tra i suoi cittadini persone molto, molto illustri. Beh, io non mi fermo più di tanto. È una cittadina bizzarra, se devo essere onesto. Un po' mi fa paura. In che senso? Perché? Gli abitanti sono tutti taciturni e le uniche cose che mi scambio solitamente una volta arrivato là sì, grazie, prego, il prezzo è pattuito e non poi c'è torno. Nemmeno una taverna dove si è potuto fermare a bere. Sì, ma non ho avuto grandi possibilità di discorrere con le persone là, sono tutte piuttosto chiuse. Non tendono a parlare molto.
Ma non lo so, forse abitare ai confini dello Stirland le ha rese persone molto fredde. Può anche essere, effettivamente si narrano storie strane sui confini dello Stirland. Beh, sicuramente non sono posti felici e di facile abitazione. Già lo Stirland comunque è una terra dura rispetto ad altre regioni imperiali. Però vedo che è molto sereno nel suo lavoro. Oh vabbè, io sì, sono sempre contento, dopo tutto io viaggio moltissimo e questa cosa mi permette di conoscere persone. Non ha l'idea di aver affrontato grandi pericoli o difficoltà, quindi deve essere anche un buon lavoro il suo. Ma sì, beh, insomma, a me piace viaggiare, è quello che ho sempre voluto fare. Ma a proposito, non ci siamo presentati, quali sono i vostri nomi? Il mio è Dangoset. Dangoset. Ok. Beh, io... Mi permetto di presentarmi, io sono Sebastian Kruger. Ah, oh, Sebastian Kruger, sbaglio o vedo che portate al fianco un grimorio? Sì, siete forse un apprendista mago. Ah, cosa interessante. E voi invece, Messer Halfling, da dove venite? Io dalla contea, sono Otto. Piacere. Oh, Otto, piacere, piacere mio. Beh, e voi, signor cavaliere, come vi chiamate? Mio nome è Alexander, al vostro servizio. Ah, ok. Bene, se, qua, quale... Ma al vostro servizio il cognome. Al vostro servizio il cognome, sì, sì. Oh, beh, dai, bene, bene. Sono contento che voi mi accompagnate per questo lungo viaggio. Sono almeno 2 giorni. Dovremo fare... È previsto qualche tappa? Certo, faremo una piccola sosta in una sorta di piazzola nella boscaglia, mentre andiamo verso Denafen, ma grazie alla vostra compagnia. Minchia l'autogrill vegano. Comunque, insomma, raccontatemi un po', quel buon vento vi porta qui, da queste parti nello Stirland? In realtà ci siamo appassionati a una nobile causa, a quanto pare una degli illustri cittadini di Denafen è sparita, una tale contessa Longfellow. Ah, sì, la contessa Longfellow, certo, la conosco. Abbiamo deciso di dare un aiuto per ritrovarla. Ci parli magari un po' di lei, così ci potrà dare qualche informazione utile per la ricerca. A quanto pare anche non solo lei è scomparsa, ma nella zona di Denafen anche altre persone, ne sa qualcosa? Ho saputo qualcosa di recente, ci sono state delle scomparse, mi hanno detto. L'ultima volta che ci sono stato è stato un paio di settimane fa, per un carico che avevo. Avevo un carico addirittura per la contessa, che ho portato direttamente alla sua magione. Cosa portava, se posso chiedere? Erano degli specchi. Era la prima volta che ordinava beni di questo tipo? Beh, che da parte... cioè che trasportate me, sì. Aveva già fatto altre consegne per la contessa? No, era la prima volta. E proprio è proprio scomparsa 2 settimane fa, ci dicono. Ha notato nulla di strano? Ma li ha consegnati questi specchi? Sì, ho consegnato gli specchi, certo, 2 settimane fa. E direttamente alla contessa, quindi ha potuto vederla, incontrarla? Purtroppo no, però ho consegnato alla magione tutto quanto il materiale. E com'è la magione della contessa? Sembra abbastanza imponente per la cittadina in cui sta. Diciamo che tra le varie casupole di legno di Denafen, la magione è costruita in pietra, spicca vistosamente. Immagino. Soprattutto la contessa ha scelto una posizione strategica, su una piccola altura. In questo senso dice che la magione diventa anche più difendibile in caso di attacco, in quello sto intendendo. Beh, sicuramente era... per di per sé molto isolata dalla cittadina, pur essendoci dentro, diciamo. Non è certo il posto che si può considerare facile da espugnare. Chiaro che Denafen vanta un centinaio di abitanti, quindi un esercito di soldati ben addestrati potrebbe sicuramente prenderne il controllo nel giro di un paio di giorni.
invece i servitori della contessa, che persone sono? Piuttosto affabili sono. No, in realtà non di persona, no, coloro che sono venuti a ritirare gli specchi, beh, insomma, mi hanno aiutato a scaricarli, si sono dimostrati parecchio cordiali, devo dire. C'è qualcuno che conosce? Un maggiordomo? Come dicevo, no, non conosco nessuno, ma appunto in una città di Denaffen che magari ci può consigliare di... No, come dicevo, non mi sono mai trovato bene a Denaffen, perché le persone sono piuttosto restie dall'essere, insomma, sociali e cordiali con le persone. Sono piuttosto restie a parlare e a fare amicizia, e mi trattengo il meno possibile a Denaffen. Vabbè, capisco, giustamente, no? Non avendolo capito di intrattenere rapporti con i più, si ferma poco. Ma mi dice, c'è una locanda, cioè ce n'è soltanto una, giusto? No, non ci sono, ce ne sono almeno tre. Ma perché diceva che c'è una sola locanda? No, chiedevo se ci fosse, immaginato, ah. Mi ha parlato di una... di un villaggio molto piccolo, immaginateci, sì, che fosse una sola, no, non vanno d'accordo, vanno a bere in posti diversi. Ci sono tre, diciamo, posti dove andare a bere. Come sono questi tre posti? Quale ci consiglio? Beh, diciamo che quello che vi consiglio di più è la Cometa di Sigmar. È un buon posto. Mentre le altre due ce le sconsiglio? Soprattutto perché penso che voi siate abbiate necessità di dormirci anche. Ah, invece è soltanto la Cometa di Sigmar dove si può prendere un posto per dormire, quindi. Sì, le altre due sono semplicemente taverne. Io nel frattempo mi guardo anche voi, visto che sto facendo un monologo. Io nel frattempo mi guardo intorno mentre cavalco. Ok. Com'è la strada? Cioè, piove ancora? Eh sì, sta piovendo. Pioviginando, non ha dirotto, però sta pioviginando. C'è gente che passa avanti e indietro, c'è qualche... Sì, ogni tanto passa qualche altra carrozza davanti a voi o dietro di voi, comunque sì, c'è della gente, c'è, ogni tanto vedete della gente che cammina a lato della stradina che state percorrendo con la carrozza. Ha sentito niente? No, delle sparizioni lo sapeva anche lui. A questo punto andiamo avanti. Ok. Io volevo chiedere com'è la situazione. Cioè, va bene che sono taciturni gli abitanti del villaggio, ma dopo queste spedizioni, cioè, com'è la situazione? Cioè, com'è l'ambiente? È molto teso oppure... Beh, Mr. Halfling, il fatto è che l'ultima consegna che ho fatto è stata 2 settimane fa, e quindi so che, diciamo, questo fenomeno è accaduto, penso, dopo la mia ultima consegna, almeno presumo. Di fatto, però, quando sono stato là per una notte soltanto, mi sono fermato e la mattina dopo sono ripartito. Forse, anche se fosse accaduto qualcosa, non ho avuto... diciamo notizie, o perlomeno la città sembrava normale, ecco. Grazie. Non c'erano grossi segni di cambiamento, se già era successo qualcosa, però, diciamo, a parte questo, 2 settimane fa non c'era ancora tutto questo scalpore, ecco. Speriamo che la situazione non continui a peggiorare. Come si chiama il posto? Denaffen. 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 Una domanda, quanto dista Denaffen dai confini della Silvania? È proprio sui confini. È proprio sui... E cos'è che ha spinto la popolazione a stabilirsi fin lì? Perché vivono nel luogo più impraticabile di tutto l'impero. Beh, da quanto so, Denaffen era una vecchia città di confine tra le due regioni. Dopotutto si sa che la Silvania un tempo, beh, in teoria dovrebbe essere parte dell'impero, ma chiaramente questa cosa è venuta a mancare. Si narrano brutte storie della Silvania e nessuno ci vuole più mettere piede. E Denaffen era un, diciamo,
una sorta di dazio doganale. Chi è il vero signore della Silvania al momento? Non lo sappiamo, ma dopo tutto, chissà cosa diavolo sta succedendo là. Brutte voci si girano lì. Sì. Alcuni credono che un grande condor si aggiri sui cieli della Silvania. Un condor con un uncino, magari. Chi lo sa? Un condor uncino. Certo è che mi vengono i brividi soltanto a pensarci. Brrr, rabbrividiamo. E proprio sul confine. Il vostro viaggio praticamente prosegue, voi gli state facendo tutte queste domande, fin tanto che appunto non scende la notte e lui vi fa... E Dango vi dice, ecco, ci fermeremo proprio qui. E vedete che c'è una piccola, diciamo, casa di legno in mezzo alla boscaglia, piuttosto grande questa. E fa, potremmo sostare qui. Ho già preso una stanza dove potremmo dormire per la notte. Ben volentieri. Grazie mille. Sì. Molto bene. Vedete che entrando c'è un lungo corridoio illuminato da delle candele che diciamo oscillano con il vento avendo aperto la porta. Intuizione. Sì, vai. Per fare cosa? Per capire se c'è... No, scusa, sesto senso. Ah, ok, va bene. Moriremo intuizione, tutti. Ma sesto senso. Quanto hai fatto? Niente. Ok. Niente, cosa vuol dire? Niente, cosa vuol dire? Perché ho fallito di... credo 5. Secondo te va... No, secondo te va tutto a posto. Mentre invece io volevo fare un tiro su intuizione, perché sì? Questa persona che ci ha accolti così e che a questo punto ci ospita, mi fa un po' strano da quello che so della gente con le gambe lì. Vai. Spero che almeno te vada meglio. È andata molto meglio, perché la mia intuizione di 37, io ho fatto 0,3, quindi è un più 3. Bene. Noti che nonostante la tua diffidenza dalle gambe lunghe, in realtà questo tizio sembra sinceramente contento di avervi avuto come compagni di viaggio. L'ha intuito anche dal fatto che ha parlato liberamente con voi e ti è sembrato che tutto quello che vi ha detto in risposta alle vostre domande sia stato per lo più sincero. Il fatto è proprio che lui amava la compagnia durante il viaggio, quindi sembra essere proprio una persona sincera in quello che fa. C'è speranza ancora per i gambe lunghe. Hai visto? Invece posso fare una perception sulla locanda? Ok, sì, vai. Quando entrate... Aspetta, vi descrivo solo la scena di quando entrate. Guardiamo intorno. Quando... per capire un po' se è un posto... Ti descrivo l'ingresso. Ti descrivo l'ingresso, certo. Poi dopo vi puoi fare il tiro. Vai. Allora, una volta entrati, vedete che c'è questo corridoio con una serie di porte. E in fondo a questo corridoio c'è una sorta di scrivania al quale è seduto un tizio che si sta cibando di... sembra essere pollo. Il corridoio è illuminato da candele appese ai muri e ce ne sono un paio di candelabri appoggiati al tavolo in fondo. Il posto è piuttosto buio e ci sono, diciamo, il luogo sembra anche piuttosto vecchio, però non è tenuto male. E vedete che il tizio in fondo al corridoio, una volta che entrati, vi dà il benvenuto. Adesso puoi fare il test di osservazione, Fra. Fanculo. Ok, no. Tanto è su... Perception. E quindi niente, l'ho fallito di qua. Ok, niente, non noti nulla di particolare. Non c'è niente che ti disturbi particolarmente, anzi addirittura sembra che il luogo ti piaccia. Morirò qui, lo so già. C'è qualcuno... No, non riusciamo a vedere se c'è un altro ambiente, no? Dietro di lui. No, avete questo corridoio con tutta la serie di porte. Uh-huh. E basta, e in fondo al corridoio c'è questa... Non c'è una sala comune, non c'è... No, non c'è una sala comune. Strano. Posso provare a fare un test di intuizione? Per fare cosa? Sembra...
Mi sembra strano questo l'ingresso di questa locanda così... Non è una locanda. Sarà anche un albergo, ma è una stanza e c'è solo un corridoio. Sembra molto molto strano. No, c'è un corridoio che ha su una parte del un lato del corridoio ci sono una serie di porte. Vabbè, ci avviamo verso questo tizio. Ok, va bene. E il tizio fa: ah, Dango, era da almeno 2 settimane che non ti vedevo. Sì, allora qui qua. Beh, sì, ho preparato la stanza. Sì. Bene. Allora è la numero 4, guarda, proprio là. E i tuoi amici? Sì, possono dormire con te, c'è abbastanza spazio. Sì, ecco qua le chiavi. Poco spazio, signore. Fa, ridacchia il tizio, fa: ah, sì, un halfling, oh che bello. Bene, Dango, tieni le chiavi, io qua finisco il pollo. E Dango prende le chiavi e fa: seguitemi, ragazzi. Ok, io seguo. Apre la porta della stanza numero 4, che vedete essere numerata sulla porta, e praticamente si apre e vedete che c'è un letto, diciamo, matrimoniale e una scaletta che porta su un soppalco. E fa: bene, possiamo dormire qua, lì c'è l'orinatoio, se avete bisogno, che poi andremo a svuotare l'indomani, e se volete possiamo dividerci i letti. Sopra so che c'è un altro letto matrimoniale. Va bene. Molto. Mi rannicchio da qualche parte. Ok. Quindi non dormi a letto con qualcuno. No, sono abituato a dormire con tanta gente, in quanto altri. Quindi mi rannicchio sul letto di qualcun altro. Ok. Non chiedo. Io vado sul posto libero che trovo. Dovete spartirvi i letti, cioè sono 2 letti e matrimoniali, tra virgolette, 2 posti. Io vado con l'Alcling, così sto più comodo. Ok, va bene. E tu, Ale, devi dormire con Dango, che ovviamente ti esprime le sue ideologie sull'omosessualità. Sui bretoniani. No, niente. Parente del sarto. Ha un sarto parente. Comunque, fatto sta che vi addormentate. Volete fare qualcosa prima di andare a dormire? No. Ah, no, ok. Fate tutti e 3 un test di percezione. No, era più 2. Più 3. Più 0. Più 3, Marco. Più 0, Ale. Più 2, Fra. Ok, perfetto. Allora, tutti e 3 vi svegliate improvvisamente nella notte. Non sapete bene il motivo. E vi ritrovate da soli nella camera. Sì, non c'è No, no, ma soprattutto vi trovate da soli. Ognuno di voi è solo nella stanza. Ah, non ci sono, cioè io sono da solo nella stanza e loro sono da soli nella stanza. Yes. E avete, vi sembra che un rumore, tipo come un rumore di piedi sul soffitto o sul tetto di questo posto, corressero, ok? E poi improvvisamente sentite bussare avete sentito bussare alla porta della vostra stanza. Ok. E stragi i pugnali. Io accendo la luce. Ok, Fra accende la luce. E vedi che sei da solo. Ma lui lo può fare, accende la luce. Devi lanciare l'incantesimo. Mi aiuti un attimo, perché non ho guardato quello. Come lancio l'incantesimo? Ecco. Luce! No, devi fare Language Magic. Un test su Language Magic e superarlo. Su intelligenza. Devi fare almeno 0 più. Non è accesa la luce. Hai fatto un doppio? No. Interruttore. Ho fatto 57 o 45, quindi ho fatto cosa bene, più 1. Ok. Ho fallito di 1, insomma. Ok. Comunque noti che nella penombra ti sembra di essere da solo, l'halfling che dormiva con te non c'è.
cosa molto strana. Ok. Io chiedo chi è. E nessuno ti risponde. Però senti bussare alla porta. Anch'io mi avvicino alla porta, chiedo anch'io chi è. E non ricevi risposta se non appunto sentire che qualcuno sta bussando alla porta. Sento altri rumori oltre al bussare. Senti dei passi nel corridoio. A questo punto prendo anche la spada. Poi ritorno alla porta e dico di nuovo chi è. Ok. Tu Fra, cosa vuoi fare a parte lanciare gli incantesimi? Voglio riprovare a accendere la luce. Ok, devi aspettare allora. Ok. Senti anche tu dei rumori strani, come dei passi all'interno del all'interno della casa nel corridoio. Ma io mi rendo conto che sono da solo, sì. Sì, sì, sei da solo nella stanza. Io, avendo scuro visione, non avendo problemi di luce e quant'altro, mi metto nell'angolo più, diciamo, più... sempre sullo stesso lato della porta, ma in un angolo più, diciamo, più nascosto dietro qualcosa e con i pugnali in mano. Ok, quindi tu aspetti, ti metti impreparato per attaccare qualsiasi cosa ti avvicini, perfetto. Sì. Fra, puoi provare a rilanciare l'incantesimo. Più uno. Ok, riesci a lanciarlo, fai luce. Accendo la luce. Ok. Ma soltanto per lui lo fa anche per noi? Lo fa soltanto per lui. Ok. Cosa vedo nella stanza? È vuota. Non c'è nient'altro che quello che gli arredi, eccetera, eccetera. Sentite ancora bussare alla porta? Io resto in attesa perché dopo due volte che ho chiesto chi è non mi hanno risposto, per me è segnale di pericolo. Quindi ok, in Marco, tu devi fare un test di volontà. Lo fallisco di due. Perfetto. Pais, tu cosa vuoi fare? Io apro la porta con la spada sguainata. Ok, apri la porta e non c'è nessuno che sta davanti alla porta. Sentite i passi però allontanarsi verso sinistra, verso il fondo dove c'era la scrivania del tizio. Chi è là? Urlo. Nessuna risposta. Sebastian, Otto. Mi sentono? Nessuna risposta. Io sono solo col giubbino di cuoio, non c'ho l'armatura. Prendo lo scudo e esco fuori. Ok. Vedi che ci sono due bambini. Shining. Ci sono due bambini. Un bambino e una bambina, ok? Che stanno giocando con una palla. E se la passano, e stanno tipo canticchiando. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Così. Nel nome di Sigmar, cosa state facendo a quest'ora, bambini? Marco, tu nella stanza, ok, improvvisamente vedi che c'è un ragazzo, ok, appeso, un giovane uomo appeso per una caviglia al soffitto con una fune. È cosciente, non è cosciente? No, vedi che tipo le braccia sono penzolano verso il terreno e lui è appeso tipo per una caviglia al soffitto da una fune e le sue braccia penzolano giù, la sua faccia ha gli occhi sbarrati, la bocca aperta e non sembra morto. Fra, tu vedi che la stanza è vuota. Provo a fare il sesto senso. Ok. Vai Mario. Uno. Ok, c'è qualcosa che non va, Fra, te lo dico. C'è qualcosa che non va. Senti, carico drain e apro la porta. Ok. Anche tu la porta, davanti alla porta non c'è nessuno. E tendenzialmente senti dei passi che sgattaiano verso sinistra. Provo a seguire, c'è sempre la luce, provo a puntare di lì. Ok, anche tu non vedo niente. Anche hai la stessa visione che ho raccontato ad Ale. Ci sono questi bambini, questa bambina piccoli,
avranno sui 7, 8, 10 anni. Io dormo stanotte. 7, 10, 8, 10, 8 anni, tra virgolette, che giocano a palla e si passano questa palla. Il punto alla luce, loro non fanno niente. Non sembrano nemmeno interagire con te, non sembrano accorgersi di te. Perlomeno tu sei. Loro sono in fondo al corridoio, eh. No, io non la rischio, ho caricato Drain in un'altra mano, provo a toccare uno dei bambini. Devi andare vicino. Sono lontani, sono in fondo al corridoio, eh. Mi avvicino. Ok. Mi avvicino. Ok. Marco, tu cosa volevi fare? Io da questo punto di vista, avendo tra virgolette paura che ci sia qualcuno che voglia appendere anche me, provo a salire sul soppalco per rendere per in caso buttarmi su un assalitore. Ok. E quando sali sul soppalco, noti che ci sono delle tracce come di sangue che portano sul soppalco, sulla scala. Cambi idea. Ok. Voi due invece vi state avvicinando ai bambini, ok? Sì. E nel momento in cui vi avvicinate, il bambino, ok, gira il collo in maniera strana, nel senso che il suo corpo rimane verso sua sorella e la testa si gira in maniera non normale verso di voi e vedete che i suoi occhi sono vuoti, sono completamente cavi. Lancio un dardo magico. Ok, fai il test di language magic. Vai. 45, quindi più 2. Ok. Va bene. Fai i danni. Aspetta, più 0. Guarda che l'avevamo visto insieme. Sì, ma devi metterci il casting, che sono comunque più 2, perché hai fatto più 2. Più 2. Più il bonus di willpower. Che willpower è 4. Quindi fai 6 danni. 6 danni. Vedi che il dardo colpisce il bambino e il bambino si dissolve come se fosse stato, come se si dissolve in polvere. Io un'illusione, quindi. E tu Pais cosa fai? Io provo ancora ad avvicinarmi e provo a parlarci con questo bambino. Hai gli occhi vuoti, gira la testa come l'esorcista, però io parlarci. Nel nome di Sigmar. Nel nome di Sigmar cosa? Cosa sta succedendo? E il bambino che si è girato verso te con gli occhi cavi incomincia a uscire un fiotto di sangue dalla bocca che cade per terra e vedi che sta provando a parlare, ma il sangue gli esce questo sangue dalla bocca che cade per terra e incomincia a inondare per terra, le assi di legno incominciano a inondarsi di sangue. Lo colpisco. Provi a colpirlo? Provo a colpirlo. Vai. 21 +2. +2. Ok, lo prendi e fai danni. Ti faccio 7 danni di spada. 7 danni di spada? Ok. Sì, ci devo mettere anche i livelli di successo? Sì. Allora sono 9 danni di spada. Ok. Lo colpisci e la spada praticamente attraversa il corpo di questo bambino, che si dissolve in polvere, sostanzialmente, in cenere. Ok. Mi volto verso la bambina. Come ha reagito? La bambina, anche nel caso di Fra, sembra completamente avulsa e sta guardando per terra, davanti a lei, nella direzione opposta in cui sei tu. Terra. Ok, cosa c'è per terra? Assi di legno. E a questo punto colpisco anche lei. Colpisce anche lei? Fa okay. Qualcosa, lei si muove? Puoi farlo se vuoi. Lei è ferma, sta guardando le assi di legno per terra davanti a lei. E tu sei alle sue spalle. Guardo anch'io le assi di legno, provo a guardarmi intorno.
se no la colpisco. Alice, ok, guarda i gatti guardano le Alice. Marco, tu cosa vuoi fare? Io sono ovviamente nel panico, nel senso che ero in una stanza con delle persone che conosco poco, però sostanzialmente mi sembrano delle persone normali, tutti sono. Mi sveglio con una stanza vuota, mi giro, c'è un cadavere appeso e mi bussare alla porta. Onestamente, l'unica cosa che posso provare a fare da questo punto di vista è: c'era una finestra nella stanza? In realtà no. In realtà no, non ci sono finestre. A proposito, voi due, Ale e Fra, dovete fare un test di cool. Minchia, ce l'ho, è buono cool. Vai, fate un test di cool. No, buono, ho fatto più 3. Io ho fatto 3 secco. Ok. 003. Che quindi ti dà un SL? Ok, più 3, perfetto. Tu? Più 3? Ok, perfetto. Ho 40 su cool. Se riuscite a resistere all'orrore di queste immagini che si palesano davanti a voi. Almeno il personaggio ce l'ha fatta, dai. Ma la bambina non è orrida comunque. Sì, però insomma, quello che hai visto di tipo il bambino che gli si torce la testa al contrario, così è una cosa completamente innaturale, per quanto magari vedere uno morto possa essere una cosa che magari siete magari anche avvezzi a vedere. La luce accesa mi sta avvicinando alla bambina, non vedo comunque niente a parte la bambina. No, il posto, le candele sono completamente spente e tu vedi nella penombra questa bambina. Io c'ho la luce accesa. Sì, sì, infatti vedi nella luce che tu crei questa bambina. Infatti Pais come sta facendo a vedere lui? No, non si può vedere. È buio, non è acceso niente. No, non è che lui li vede. Minchia che paura. Minchia che paura. Posso provare a scuotere? Nella penombra della luce che probabilmente lui, della luce lunare, non si sa bene perché lo vede. Puoi provare a fare? A toccare la bambina, a scuoterlo. La tocchi? Ci provo. Ok, lei si volta verso di te e ti guarda negli occhi. E agli occhi, lei ha gli occhi sbarrati e ti guarda e fa: Lamon è morto. Lamon? Le chiedo chi è Lamon. Fratello è morto. Mio fratello è morto. Cosa ci fate qui? Tu chi sei? Mi chiesto cosa ci fate qui. Vuoi giocare con noi? Luci canta. Non mi risponde? No. Ma riesco a capire se è una bambina vera o ancora una roba tipo che poi si dissolve? No, non è. Cioè sembra vera, l'hai toccata. Ti guarda e fa: l'amore è morto. Cosa succede? Cosa sta succedendo qui? E non ti risponde. Marco, tu cosa vuoi fare? Io sostanzialmente torno ancora nel mio angolino con i due pugnali e aspetto che chi sta bussando alla porta entri. Ok, allora devi fare un test di cool anche tu, Marco. Stavolta lo passo di 4. Perfetto. Riesci a mantenere i nervi saldi e aspettare che insomma qualcosa accada, e di fatto a un certo punto il rumore alla porta smette, però vedi che questo cadavere di questo ragazzo appeso per la caviglia sta incominciando a perdere sangue in maniera copiosa. Questo non è buono. No, più che altro perché adesso sono molto, diciamo, indeciso sul fatto di provare ad aiutare magari questa persona che può ancora essere salvata, e beh, non ho, da un certo punto di vista non ho nessun input che mi dica che possa succedere qualcosa se mi avvicino a questa persona, quindi provo a vedere magari se salendo da, diciamo, se riesco a capire in qualche modo toccandolo se ancora vivo oppure
Io me la sarei fatta sotto già due volte. Lo so, però. Tu senso... Allora, lui è troppo in alto per la tua altezza per toccarlo con una mano. Dovresti salire su un mobile o trovare qualcosa su cui salire per poterlo toccare o comunque per poterlo tirar giù. Una sedia o un letto, qualcosa su cui posso provare. Sì, a... sì, c'hai dei comodini, delle cose da, quindi, da impilare per salire su. Ok. Provo a farlo. Ok, sali sui comodini e nel momento in cui allunghi la mano per poterlo toccare, una delle sue mani prende improvvisamente vita e ti stringe la mano. Provo a schivarlo. Ok, fai un test di agilità. Mi che paura! Questo è il braccio italiano. Lo passo perché è 34 su 36, ma è quindi più 0. Aia. Niente da fare, lui ti riesce ad afferrare, ok? E gli occhi praticamente completamente bianchi ti guardano e incomincia a praticamente stritolarti il braccio con una forza sovraumana e tu senti un dolore agghiacciante, un dolore fortissimo al braccio e vedi che la sua bocca incomincia come squagliandosi, perdendo le proporzioni di una bocca umana e ti urla: cos'è una casata senza eredi? E tu stai soffrendo dal dolore. Io provo con, visto che comunque una mano era, diciamo, tesa per l'altra con il pugnale in mano, provo sì. A colpire il suo braccio con il pugnale. Ok, diciamo che provo a colpirlo. Fallisco di due. Ok, niente, quindi in sostanza riesci, lo graffi questo braccio che però ti sta veramente facendo talmente male che non riesci a concentrarti per mogliargli una bella pugnalata secca e quindi di fatto non riesci ad allentare questa stretta che è naturale tra l'altro, quindi non riesci neanche proprio a capire come diavolo lui stia riuscendo a imprimere così tanta forza nel tuo braccio. E voi due cosa volete fare per ultimo? Vi è rimasta la bambina? Carico Draenei e la succhio. Più 4. Cattiveria. Quindi sono 8 danni, credo. Io provo a toccarla con la dovrei spada. Dovrei guadagnare anche un punto vita. Beh, bene, il punto vita non lo guadagni perché è il massimo che puoi avere, è quello. Beh, ma parla questa bambina, mi dice qualcosa? Cioè, dice la stessa cosa anche a me? Si volta e ti fa: Lamon è morto. Chi è Lamon? Lamon è mio fratello. Come ti chiami? Vuoi sentirmi? Saravon. Oddio. Dov'è? Dov'è la mamma? Tu ovviamente fra, una volta che fai drain sulla bambina, la bambina scompare in polvere. Immaginavo. La mamma è a casa che ti sta aspettando. Dov'è casa tua? E lei incomincia a urlare, si mette le mani sulle orecchie e incomincia a urlare tipo aaaaaaah! Così, no? E dormire stanotte. E Pais, tu e vedi che lei sta guardando in alto sopra di te. Sì. Mi giro, metto lo scudo davanti che non si sa mai. Dove ti giri? Dove sta guardando la bambina? Sopra di te. Sopra. Sopra di te c'è tipo un tizio appeso per una caviglia che sta perdendo sangue e vedi che il sangue sta colando sopra di te copiosamente, come quasi a cascata, gli esce dalla bocca. Allora adesso sia te che Fra dovete fare un test di cool. Un'altra volta, io lo farò. Yes. Posso farlo io e non il personaggio? No, va bene. Minchia, io ho fatto... cool 40, quindi ho fatto più 1. Io l'ho fallito di 2. Ok. In sostanza... Ma l'avrei fallito anch'io, personalmente. Ok, tu Pais, il tuo istinto quale sarebbe rispetto a questa cosa che ti sta... Di darsi la gamba levata, no? Ok, cosa vuoi fare? Onestamente, come reagiresti a questa cosa, sapendo, cioè, avendo visto questa visione?
di uno che sta vomitando sangue sopra sì, di me? Sì, sì. E mi allontanerei. Quindi scapperesti? Sì. Distinto. Ok, perfetto. Improvvisamente, tutti e tre vi svegliate, ok? Ma tu, Ale, ti svegli che stai correndo in giro per la stanza urlando come un pazzo. Fra, tu ti alzi un po' così, un po' scosso, ma abbastanza, diciamo, riesci a comprendere subito che quello che, cioè, che era un sogno comunque, che era un incubo. E stessa cosa per te, Marco, cioè ti svegli e vedi il tuo braccio che ha come una sorta di impronta violacea, come un livido sul braccio destro con cui hai cercato di toccare questa cosa, però cioè, hai come ti rendi conto che cioè, di fianco a te c'è il mago e che questa cosa era una sorta di incubo. Col sinistro, non è che tocco quella mano... Vabbè, diciamo col sinistro hai toccato il tizio e ti ha afferrato sul sinistro. E cioè, quando ti svegli ti rendi conto che sei, era un incubo, no? E poi guardando il braccio vedi che è un livido viola sul braccio sinistro, appena sotto la mano. Sono abbastanza scosso dalla cosa. Anche io sono molto scosso dalla cosa. Non so se si è sentito. Ok, ragazzi, io direi che per oggi abbiamo fatto. Cosa è successo? Una cosa. Ma il buon carrettiere è ancora con noi. Sta dormendo. Con un paesello che urlava. Sì, a quanto pare sì. Adesso no, vediamo, assolutamente. Senti che sta proprio russando della grossa lui. Ok, quindi ci aggiorniamo alla prossima, giusto? Yes, direi che qui facciamo il checkpoint.